Esatto. Era quasi come un thriller, giusto? Allora, ich übersetze auf Deutsch. C'è anche l'architetto di musica Tane Stackerolle gehabt. L'architetto Antonio Ciniglio che stava qui che doveva intervenire. Ah, English. Entweder verstehe ich dich nicht oder wenn spricht, sì. Dann weiß ich nicht was du sagst. Un attimo solo che traduco. Ah, okay. Sì, prego. Also die Musik spielt eine große Rolle in diesem Film. Musik. Die Musik. Ja. Für mich eine tragende Rolle, also als ob die Bilder auf die Musik fast von der Musik getragen werden. Ja. Die Studenten haben auch das gemerkt, dass die Musik eine wichtige Rolle spielte und sehr viele Emotionen überträgt, so Angst, ja. Unsicherheit, eine große Spannung. Mhm. Und sie fragen dich, was du mit dieser Musik auch erzählen wolltest. Soll ich auf Deutsch antworten? Am besten? Ragazzi, preferite che vi traduco in italiano dal tedesco o che parla in inglese la regista? Inglese, ok. In English. English. Okay, I think it's not a classical documentary, so I wanted to make a movie with several layers. I wanted to make a movie which explains and follows my own emotions, you know, my own fascination for the building, my own fascination of the area. And of course, one of the most important things which are transporting these emotions is the music and the sound. And it's very special when you are in Prahran, you walk through these 4.5 kilometers building, you always hear everything. Because, you know, in the construction of the building, you see these, I don't know the English word for it, diese Höfe. Ah, sì, i cortili ci sono. Yes, and there the sound from outside is always circling. So it's... much louder than without these construction of the building. It's impossible to be quiet there. It's impossible for the outside world to be quiet there because, of course, the building is made for propaganda and sound was very important at that time. So also the idea in general was to install loudspeakers on the whole building. Of course, there are tons of more stories to tell about Prora, but the interesting thing about this is the building is about indoctrination, you know? And sound is one of the very important things. It's a part of the construction of the architectural building itself, sound. And how you develop sound, sound that impresses you, sound that makes you sometimes crazy, sound that disturbs you all the time and sound that reminds you all the time that in this building and around you are thousands of more people nearby you. So that you are, as Marco Darama said, that you are conscious about being an ant in an ant colony. You are always, it's always present that you are kind of a soldier in these masses. I think that's in the sense the role of sound in the building itself, probably. And that's why we thought about transporting these emotions via sound as well. So, yeah. Ok, allora, velocissimamente, per chi non avesse capito, mi è stato chiesto di tradurre, ma in maniera estremamente sintetica. Nel cambio di funzione iniziale di questo edificio che era stato fatto appunto per la propaganda, il ruolo del suono
era molto particolare, molto fondamentale, nel senso che tampona il suono della natura e in qualche maniera è molto difficile la comunicazione, perché di fatto l'architettura era stata creata perché una voce fosse chiara per tutti e non che tante piccole voci potessero comunicare in maniera intima fra di loro, ok? Fa parte del culto del... Certo. Esatto, e quindi l'architettura in funzione del regime, questo era il concetto. Per cui poi... Ecco. Di perché è interessante? Esatto. E poi c'è una cosa molto importante che ha detto la regista, che proprio un elemento fondamentale era l'impossibilità quindi della diversità, di esprimere l'unicità di ognuno di noi. Questo. E Marco D'Eramo, l'architetto che ci racconta di questo, dice proprio questo, era incredibile perché l'essere umano era interscambiabile come se fosse stato un oggetto. E questo, diciamo, è un elemento molto importante al quale dobbiamo fare attenzione ancora oggi, perché oggi è molto importante il discorso della diversità e dell'unicità di ognuno di noi. È molto importante che ognuno di noi ci possiamo esprimere per quelli che siamo e per quelli che sentiamo di essere, e non con quasi... l'alibi dell'uguaglianza, invece negare la propria personalità o il proprio carattere. Quindi dobbiamo stare molto attenti a scindere questi due significati e questi due messaggi. Sì. It's very interesting his question because he would like to know how a German citizen feels telling about the Nazi history, because for example you know that in Naples we have the problem of Camorra criminality. Yes. So when people ask us as a Neapolitan citizens, what about Camorra? The feeling is very bad because it's a shadow in our life. Okay. Also, if we do not have nothing to do directly, but we are involved as a Neapolitan citizen in the idea, you know? That means the Neapolitan citizen try to forget about it or ignore it? Or what does that mean? No, we try to explain, yes, that we don't share the idea. Ah, okay. The behavior. Okay, now I get it. Yeah? Sorry for this misunderstanding. Oh, it's and you wanted to know how the German citizens feel, yes, or the German audience. You as a German feels telling, yeah, this story because it's a part of the okay, yeah. Well, that's a hard question because the interesting thing about Prora, of course, it's there are several layers of history. Well, it's National Socialism, for example. My father was, and I'm coming from an architect family. I was raised in Western Germany. In a small town, and my father was already still in the Second World War, and I think I have a personal history connected with this. Of course, my biography is directly connected to that via my father. But the second part of the history about Prora, of course, is the GDR, the German Democratic Republic.
and the largest barracks. And in that time, Praha was completely, let's say, it was a secret, of course, a military secret. And my best example, and my husband, for example, he's sitting here, Jörg Leine, head of archive also from this film. He was raised in the eastern part of Germany. So he is connected mainly, I would say, to the second layer of history. And the last layer at the moment, very long, Praha was an abandoned site. And there they came in the, well, let's say, the third system, which is capitalism. And we are all in it right now somehow, aren't we? So that's the most interesting thing, because I think in Germany especially, and for me as well, I thought about Praha always as something no one wants to look at it. No one wants to know something about it, because no one wants to discuss these areas mainly. But that's, of course, not true. There's another generation coming after me, a younger generation, who are very interested in abandoned sites, in trying to, well, explore the layers of history behind such areas, I think. And I think that's changing in the moment, or let's say in the last 10 years or so. And of course, it's interesting because Praha is completely changing now. And after the film, we finished the film in the end of 2019 and started the festival year 2020 with the pandemic, you know. And the interesting thing about this, I mean, always remember, probably it doesn't look like it in the movie, but Praha is developed in the moment, and it will turn into probably a city. I'm not quite sure if this is good, but I'm also not quite sure if this is bad, but it will take 10 more years or 15 more years until we see the result. Until we see if it's a good thing or it's a bad thing. So it's still an ongoing transformation process. And I think that's interesting about Praha, as well as you, all the areas you have here in Italy are also in the same transformation process. And mainly also abandoned sites, but you have to do something with it, of course. If you don't, it's lost. And maybe somehow forgotten. And I'm not quite sure if this is good. So, yeah. Hopefully, yes. Hopefully, but I cannot say if it will be a good way. I think. It depends on what you think is a good way. If you think capitalism is a good way, yes. But I think, of course, you have huge areas where you can do something with it, which makes sense. For example, refugees, you can give the areas to the people. You can give the areas to the culture. You can make museums out of it. But of course, museums have no profit at the end. But holiday homes have it. So it's a decision of the society and it's a decision of the politics. And I think everywhere in the world it's the same. The society has to choose which kind of politicians they elect to decide this. And I think personally it would have been a good choice to put, maybe they do it, I'm not quite sure, to bring people there, but there's already a youth hostel, for example, in Praha, to bring people there from all parts of the society, all generations, old people, young people, people who need homes, social housing, for example, stuff like that, you know, exhibitions, film festivals, maybe students, everything, because the area is there, it's 4.5 kilometers, so you have to fill it somehow. Stiamo parlando di modello di utilizzo, ok, ragazzi, che è sopravvissuto negli anni col passare di varie ideologie,
ma anche una sorta di contemporaneità, no? Perché lei diceva, no, prima, che c'era la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, che comunque avevano un loro modo di interpretare. Avete visto anche proprio a livello anche di colori, no? Come si vedeva lo stacco fra la linea est e la linea ovest. Poi avete visto le due bandiere, avete visto la caduta del muro di Berlino. Insomma, questo documentario ci ha fatto vedere veramente tantissime cose. Ma se l'architettura generalmente dovrebbe interpretare le esigenze di una comunità e quindi adattarsi su misura, in questo caso invece quello che sta dicendo la regista, cerco di interpretarlo, è che invece la società sta cercando di trovare un modello di utilizzo che possa funzionare in questa struttura, una sorta di fardello, no? Molto pesante, lo hanno chiamato anche mostro, che stanno cercando di interpretare per potergli dare una funzione che abbia un'utilità. Ma di fatto noi abbiamo visto, c'è un'immagine in cui si vedevano proprio dei piccoli lotti, no? Dall'alto, in cui ognuno adesso sta cercando di personalizzare qualcosa che invece è nato per essere unico. È nato per essere uguale, per essere indistinto. E il problema, giustamente, è il tempo, perché ci vogliono almeno 15 anni, più o meno, ha detto la regista, per poter vedere se effettivamente un modello di utilizzo che un privato, piuttosto che una qualsiasi attività, possa prendere piede e efficacia sul territorio, passano 15 anni e insomma non sono proprio pochissimi, insomma, quindi diventa una situazione abbastanza ingombrante per chi abita quei posti. Ecco, comunque ecco, l'ultima cosa che ci tengo a dire, sempre interpretando le parole della regista e quello che abbiamo visto nel film, è che esistono tantissimi posti che sono stati ispirati da questo modello, come appunto Ritorno al New York. Quando si parlava del fatto di essere sostituibili, no? di essere indistinti, intercambiabili, purtroppo non stava parlando al passato, stava parlando al presente, parlava di New York. Quindi è un po' questa la... Allora, è un altro concetto molto importante di questo film, è la percezione di qualcosa che sia effettivamente totalitario, cioè le persone del tempo, quando vedevano costruire questo mostro, non avevano la percezione che poi i nipoti avrebbero avuto questo problema di dover capire cosa farci con questo mostro, anzi addirittura la vedevano come un'idea che poteva avere una loro che poteva risolvere dei problemi. Poi invece abbiamo visto che la storia ci insegna, si dice, che questi problemi invece li ha alimentati e li ha creati. Questo è anche stato più volte detto. Quindi la nostra voce deve diventare una voce critica e deve prendere in qualche maniera la storia deve prenderla in qualche maniera, in maniera attiva, come dicevo, in maniera responsabile, affinché alcune cose possano essere prevenute prima che diventino tali. È il senso critico dell'individuo che deve riprendere il sopravvento, altrimenti verremmo tutti messi in questi luoghi dove la persona perde completamente la sua individualità, e la sua espressione, la sua creatività. L'ultimo elemento tecnico che vi vorrei mettere in evidenza è l'utilizzo della slow motion, ci avete fatto caso? Che in genere lo vediamo nel calcio, no? che cosa vi ha trasmesso questa? Lo avete notato oppure non lo avete notato? Una sorta di rallentì in alcune scene. Poi era stato messo in funzione. Quello a quello si fa riferimento Carmen. È il rallenti, no? Una volta, ma adesso non si usa più il rallenti, perché noi teniamo la moviola, noi teniamo adesso il VAR, che deleghiamo tutto al VAR, e il VAR ci dice se è gol, non è gol, oppure è stato commesso un fallo, se il rigore c'è o non c'è. Una volta invece c'era la moviola, dove tu al rallentatore vedevi se effettivamente il piede aveva tamponato quello dell'altro, l'aveva atterrato in aria, e quindi sì, adesso non ci fanno più caso. Quello poi è tutta una questione di non era facile, e infatti noi tenevamo un maestro che era Carlo Sassi, ma questa è archeologia, è preistoria, quindi che faceva questo. Non volevo fare una considerazione, ecco,
alla domanda che faceva, giustamente si poneva il ma la risposta è questa, è il contenitore, ha risposto anche il professore, hanno risposto tutte, il contenitore è l'uso che ne fai, è l'idea che ci metti dentro che poi ti dà lo spessore e l'azione a seconda di come la puoi vedere. Noi teniamo giusto vicino a noi per fare l'immagine più bella del riutilizzo, è la casa Molteni Mussolini lì a Rimini, dove noi abbiamo visto che è venuto fuori un edificio. Io lo vedo bello, non sono architetto. Noi facciamo un discorso sociale, non confondiamo la lana con la seta, sicuramente noi facciamo un discorso sociale, io sono giornalista, faccio un discorso anche politico, anche da cittadino, e questo voglio dire, noi vediamo quella immagine che si affaccia sull'Adriatico ed è spettacolare, quindi questo ci dice che a distanza di tanti anni noi conti con la storia, non li doveva fare solo la Germania, la devo fare anche l'Italia, ma questo parliamo di storia, quindi non sono solo loro che avevano lo scheletro nell'armadio, anche l'Italia ha lo scheletro sull'armadio, eppure tante testimonianze di quel periodo. Voi quale scuola fate? Dove state? Prego? Sì. Ecco, al Suor Orsola, Unisob, Lucio D'Alessandro. Perfetto. Allora voglio dire, quando scendete giù con la funicolare a Toledo e ci andate in piazza Matteotti, voi vedete tutti quegli edifici dove c'è ancora scritto era fascista. Noi non le abbiamo tolte, è vero? Quella che si è attaccata alle poste, ci avete mai fatto caso? Dove si scende con le scale? Su via Monti Oliveto? Ecco, è il popolo che metabolizza la storia e dà una risposta di civiltà, una risposta culturale, una risposta anche politica, ma sicuramente una risposta alta. Quindi i conti con la Camorra è un po' diverso, perché lì i conti li hanno fatti, li hanno chiusi, al di là di qualche frangia che ogni tanto esce qualcuno che si sogna di fare qualche cosa. Ma noi la Camorra, il sangue, ce l'abbiamo ancora ogni giorno, quindi li facciamo ogni giorno i conti. La Germania come l'Italia, i conti li abbiamo fatti, li abbiamo regolati, siamo liberi. Prego, prego, aspetta, sì. No. Di, alzati però almeno. A Via Stadera ci sono dei ponti dove fino a un paio d'anni fa c'era scritto saluti al Duce, sono stati coperti circa 5-6 anni fa e hanno sbagliato, perché quello fa parte della nostra storia, non perché noi siamo dei seguaci del Duce, ma stanno lì, quindi i conti noi li abbiamo fatti, abbiamo metabolizzato, è una testimonianza di quel periodo, basta, non ci interessa. Questo è. No, comunque adesso al di là, perché stiamo toccando dei tasti abbastanza importanti. Io diciamo l'unica cosa che mi sento di dire al ragazzo, perché vorrei dargli una risposta esaustiva, è rispetto al discorso della Camorra che facevi, no? E dell'architettura. Qua secondo me, noi ieri siamo stati in un posto, mi ricordi come si chiama quello del Don, dove abbiamo visto? Rione Salicella. Rione Salicella, ok. E lì abbiamo visto una riconversione di un posto che era stato fortemente danneggiato, no? E che adesso ha un'utilità sociale, socialmente utile. Noi qui stiamo parlando del ruolo dell'architettura nei contesti urbani, che sia la funzione legata al totalitarismo, quindi una struttura nata per fare, per eseguire un piano sociale, un esperimento sociale, del totalitarismo, ma anche la Camorra ha i suoi architetti, anche la Camorra ha il suo modo di condizionare l'architettura urbana per fare i loro, e il Don ieri ce l'ha spiegato fortemente, i punti d'ombra, i punti togliere la luce, anche il lume, no? Della ragione alla gente che abita dei territori è in funzione proprio del meccanismo che alimenta quel tipo di malavita. E rigenerare un contesto urbano
vuol dire anche ripulire dal degrado e ripulire da attività che in qualche maniera sono fa parte di un disegno di qualcuno che in qualche maniera deve agire su un territorio per crearne un lucro e crearne un potere, ok? Questo è il concetto. No, lui diceva... Ma lì poi si apre un tasso... Io a questo punto mollo l'osso perché diventa... Certo. L'architetto, sì, l'architetto Antonio Ciniglio. È il bello di questi dibattiti è proprio questo. Ecco. Io sono di Afragola, il Rione Salicella è stato un errore dello Stato, non è un errore della Camorra. La Camorra ha approfittato di un errore che è stato fatto dallo Stato, che ha messo in condizioni determinate persone di vivere là e di vivere in un certo modo. Ed è quello che Don Ciro Nazzaro dice ripetutamente, che prima abbiamo sbagliato a crearlo in quel modo e poi non facciamo nulla per rimediare. Guardi, io non sono architetto, io sono un produttore e quindi io osservo le cose per quello che sono. Lei è architetto, no? Mi sembra... Io non sono... Ah, no, chiedo scusa, no, l'architetto è... Ok, comunque quando un'architettura è fatiscente o comunque non è fatta con dei materiali di un certo tipo, quando piove tanto, cos'è che si vedono sui muri? Le infiltrazioni, basta. Prego, ecco, no, io passo la parola all'architetto Antonio Ciniglio, che è il consigliere dell'ordine, e quindi su questo poi, su questi sentieri è materia sua. Prego. Allora, posso? Si darà poca importanza all'architetto, vi faccio messo tempo per parlare. Questo... Sì, è vero. Una piccola spiegazione anche alla regista, altrimenti non ci riesce più a seguire. Ich versuche schnell auf Deutsch kurz zu übersetzen. Also anhand deines Films kommt dann raus die Rolle der Architektur eben in der Erziehung, in der Politik. Jetzt ist das Thema der Architektur in dieser Umgebung. Wie sie auch vertretet entweder die Verlassenheit der Institutionen, also die Institutionen, die sich um die Leute hier nicht kümmern, und gleichzeitig einige Gebäude vertreten stattdessen die Macht der Kriminalität. Das ist so das Vergleich, das jetzt entstanden ist. Willst du etwas sagen darüber? Ich versuche es auf Deutsch. I have to make it in German and hopefully Carmen can translate. Now I have two microphones and Carmen can translate. Prora steht in Mecklenburg-Vorpommern. Prora steht in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das ärmste Bundesland in Deutschland. Allora, questo edificio Prora che avete visto nel film, in effetti è stato costruito in una delle regioni più povere della Germania, che si chiama Mecklenburg-Vorpommern. Etwas aus diesem riesigen Gebäude zu machen, braucht es sehr, sehr, sehr viel Geld. Per costruire un edificio del genere sono stati necessari tantissimi soldi. Die Politik dieses Bundeslandes, nicht die Bundespolitik, die Politik dieses Bundeslandes war hilflos. La politica di questo di questa regione era completamente diciamo incapace, non sapeva come gestire questo edificio. Deswegen verfiel das Gebäude über mehrere Jahrzehnte und dann wusste man überhaupt nicht mehr, was soll man damit machen mit dieser Geschichte, mit der Geschichte der DDR, mit dem verlassenen Gebäude. Dann hat man es unter Denkmalschutz gestellt. Non sapendo come recuperare questo edificio, hanno deciso di abbandonarlo. Però con una strategia, cioè di renderlo un patrimonio culturale, come i nostri edifici che vengono protetti, diciamo, dalla sovrintendenza. Però in questo modo non si poteva più modificare, non si poteva più toccare, no? Und ich glaube, manchmal ist dieser Denkmalschutz
tatsächlich Hilflosigkeit, weil es natürlich auch für Architekten unmöglich ist, mit diesen Auflagen irgendetwas Sinnvolles daraus zu machen. E quando si decide di proteggere un edificio con la dicitura, come devo tradurre questo della sovrintendenza? Non mi viene. Ah, il vincolo della sovrintendenza. Ciò ha anche un significato di inadeguatezza, incapacità di reagire rispetto al patrimonio che ci si trova davanti. Ich glaube, dass im Zusammenhang mit Prora eines ganz wichtig ist zu sehen, es ist ja keine große Architektur, auch wenn es viele Referenzen gibt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man merkt im Umgang mit dem Gebäude, dass ganz, ganz wichtig ist von Seiten der Politik, von Seiten der Gesellschaft, Mut. Allora, è molto importante che quando ci si trova davanti ad edifici del genere, che hanno anche una loro storia, appunto, la politica e la società devono avere coraggio. Radicale Ideen. Idee radicali, quindi devono prendere una posizione, no? Davanti a queste situazioni. Utopien. Devono avere anche delle utopie. Che cosa vuol dire avere degli ideali, no? Sognare qualcosa. Denn wenn man das nicht tut und wenn man nicht mutig ist, dann hat man am Ende etwas, was da steht an einem wunderschönen Strand und aussieht wie das 10-millionste Plattenbau-Resort-Hotel, wie es tausende gibt auf der ganzen Welt. Allora, se non si ha coraggio, si rischia di modificare un edificio rendendolo uguale a tanti altri edifici come grandi resort senza identità di cui ce ne sono anche a migliaia in tutto il mondo. Und ich glaube, jetzt schließe ich den Bogen zu Camorra und zu der Debatte, wenn ich ihr einigermaßen folgen kann. Ich glaube, darum geht es, dass man Mut beweist. E se voglio agganciarmi al tema che avete messo voi, insomma, in discussione, quello della camorra, quindi quello della criminalità, quello che posso dire è che anche in questo caso ci vuole sempre coraggio. Und dass man sich gegen den Durchschnitt stellt und dass man Großes wagt und dass man versucht tatsächlich etwas zu verändern zum Guten und das auch zu zeigen in der Architektur. E in questo caso significa che in qualsiasi situazione bisogna avere coraggio, bisogna affrontarla, bisogna prendere delle decisioni per trasformare il male in qualcosa di positivo e di buono. Denn sonst muss man mit Peter Eisenman, der ein großartiger Architekt ist, wie ich finde, und glaube ich auch schon jetzt 85 und immer noch jeden Tag ins Büro geht und arbeitet, muss man einfach nur sagen am Ende, it's a lie. It's a lie. It's a lie. Er sagt einmal im Film, it's a lie. It's a lie. Okay. Una bugia, ok. Allora, ho dimenticato un piccolo dettaglio che appunto l'architettura può essere ed è spesso l'espressione quindi di una cultura, di una mentalità, quindi anche di un pensiero politico. Quest'ultima cosa non la so tradurre. Ad un certo punto avete visto quell'architetto che parlava sempre da New York, vedete che ritorniamo sempre lì, ha detto pensare di che basta dare un po' di colore a qualche terrazzo piuttosto che cambiare la facciata o fare qualche disegno sia dare una identità o personalizzare una struttura come quelle sarebbe dire una grandissima bugia, una menzogna. Tutto qua. Grazie. Mille grazie, grazie. Facciamo un piccolo intervento ancora da parte dell'architetto Ciniglio, che è il nostro referente dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia. Ci sarebbero molte cose da dire. Prima cosa, grazie. Veramente una iniziativa splendida
ed è bellissimo vedere dei ragazzi qui, peraltro molto interessati a questa cosa. Però diciamo che c'ho molte cose da dire e poi spero che riesci anche a velocemente. Brevemente, perché i ragazzi hanno anche un pullman che li attende. Sì. Allora, la prima cosa da dire sul cinema, credo che sia fantastico, è un po' lento e questa cosa mi ha fatto, mi piacciono quelle due scene che una volta l'acqua sale e una volta scende, quelle scene dall'alto, quelle sono molto belle perché ti dà la sensazione che l'acqua è contro la gravità, quello è veramente stato molto bello, perché questa ripresa dell'acqua dall'alto. Poi invece il film è molto lento, in genere racconta cose tristi, mi sembra che viviamo in un mondo in cui se non raccontiamo cose tristi non riusciamo più a governarci. Probabilmente dobbiamo incominciare a cercare un po' di felicità e quindi vi inviterei, infatti l'altro giorno a scuola insegno nel liceo, raccontavo ai ragazzi ma perché non vi vedete i film dagli anni 50 e 70 dove si racconta che c'è sempre un sogno. Noi abbiamo questo problema. Costruire un progetto condiviso, questo è fondamentale. Purtroppo quando il Signore dice che lo Stato ha fatto quella cosa, lo Stato non si... Il Signore dimentica per un attimo che lo Stato, eccolo qua, siamo tutti noi. No, non dica così. Però c'è una... poi mi rispondi. C'è un problema. Allora, dietro l'architettura si nasconde sempre, diciamo, la speculazione. La speculazione c'è sempre stata. Il primo speculatore della storia si chiamava Cesare Ottaviano Augusto. Solo che lui quando faceva una cosa la faceva seguendo un momento culturale. Il progetto delle Salicelle è stato realizzato da un bravo architetto napoletano, molto bravo, e peraltro sulla regola del modernismo, solo che poi questi progetti finiscono in un modo esageratamente male. Noi a Roma abbiamo il nostro edificio che è il Corviale, che è praticamente la stessa cosa. La stranezza vuole che le Siedlung, che sono l'archetipo di questi progetti, sono stati inventati di fatto dal socialismo europeo. E quindi diciamo bisogna cominciare a farsi delle domande. L'architettura c'entra in questa cosa? Io credo di sì, perché io penso che l'architetto non deve più costruire edifici, ma l'architetto deve costruire legami. Costruire legami è una cosa più complicata. La cosa più bella che ho visto nel film è stato quando il Signore ha messo la mano vicino al muro, non so se ve la siete accorti, a un certo momento ha fatto così vicino al muro. Il muro di fatto parla, le pietre parlano, non è che in quel posto ci sono state delle persone che non erano tutti come noi. È la stessa cosa che andare nella Cappella Sistina e immaginare che c'è Michelangelo che disegna il soffitto, è uguale, anche le persone che stavano lì erano come noi. Per cui diciamo quel muro comunque ci racconta una storia. C'è un libro bellissimo di Adrian Snodgrass, Architettura, Tempo e Eternità, di un architetto australiano, che ci racconta che gli edifici sono dei libri aperti, basta conoscere il codice e leggerai le persone che li hanno fatti. Quindi l'edificio di fatto è la cosa importante, perciò forse le Salicelle si è fatto male, non funziona, ma non perché non è fatto bene il progetto, perché costruire nella città è complicato. È come costruire, è come continuare un libro. Io per poter continuare il libro e continuarlo a scrivere bene, devo conoscere il libro di prima, devo conoscere quello che è il libro. Per cui la storia per noi è fondamentale. E se poi diamo colpa all'architettura, e tutto questo ragionamento che facciamo sulla flessibilità, che cos'è? L'architettura flessibile, che può avere varie funzioni nel mondo. Non è che lo dobbiamo buttare. Palazzo Gravina, che è un palazzo di rinascimento, è stato edificio civile, è stato attività la posta, è università, adesso è un edificio di rappresentanza. Ci viene quasi il dubbio che noi che professiamo l'architettura moderna, il modernismo, e vogliamo costruire edifici flessibili, poi scopriamo che questi edifici flessibili li troviamo nel rinascimento. E allora qual è il nostro, l'altra cosa bella che mi è uscita da questo film, veramente bellissima, che da un po' di giorni che ci penso, questo film mi insegna una cosa bellissima, che bisogna riconquistare il valore del tempo. Cioè noi dobbiamo riconquistare il valore del tempo. Ed è questo che adesso ci manca, e lo dico soprattutto ai ragazzi. Quando si diceva che per riorganizzare questo edificio occorrono 10-15 anni, ma non sono niente. Pensate che il tempio di Karnak,
gli egiziani hanno costruito il tempio di Karnak in 1100 anni, cioè hanno fatto la stessa cosa per 1100 anni. Questo significa avere un progetto, diciamo, di società e di comunità di grande dimensione. Invece noi adesso abbiamo il progetto a questa sera che facciamo. Il problema nostro è qua, sta qui. E intanto sul film vi vorrei dire un'altra cosa. Incominciamo a cercare le cose belle. Insomma, non andiamo più a visitare la Cappella Sistina, ma visitate il quartiere Le Salicelle. Probabilmente troverete cose più vicine a voi. Grazie. Ragazzi, vi ringrazio della pazienza, spero che porterete a casa un'esperienza buona e che riuscirete in futuro a ricordarla con gioia. Grazie e buon rientro. Ciao.